città sono interrotti anche i servizi, gas e luce completamente bruciati. Ringrazio chiaramente i vigili del fuoco che hanno lavorato e operato in un ambiente peraltro pericolosissimo, con le condutture di gas aperte, l'elettricità, insomma veramente una condizione di pericolo. È già stato convocato il COC, la centrale operativa comunale, per ripristinare immediatamente i servizi che servono proprio i due quartieri che si trovano sulle sponde del fiume. Saranno avviate immediatamente le indagini per verificare la stabilità del ponte e sarà riaperto tutto